Ho letto le poesie sulla tua infanzia, di come eri ammanettato e continuamente violentato da un patrigno che odiava i tuoi capelli rosso fuoco, che nascondevi sotto un cappello, e lui prese il tuo cappello e lo gettò dal finestrino dell'automobile. Penso agli abitanti del braccio della morte, quelli che da bimbi furono tutti violentati, i violentatori, gli assassini, il 100%. Come la ghianda non cade lontano dall'albero, così la crudeltà è un'arte che si impara subendola, non un atto naturale. Ho difeso le tue poesie in concorso, dettagli forti e precisi, senza autocompatimento, fino a che un lettore si commuoveva alle lacrime. E hai vinto il terzo premio. Sono venuta a trovarti, come visitare un paese straniero nelle correnti del fiume Sacramento. Tutti i laboratori a Folsom cancellati per la pioggia. Mi hanno dato una stanza vicino al cortile, con soltanto due studenti, tu e un altro. Come fossi venuta a trovarvi in Turchia, potemmo avere un'ora di visita in privato. I tuoi capelli, rosso fuoco, scuri degli anni passati dentro. Una rana iniziò a gracidare vicino alla grondaia in un angolo. Interrompesti il nostro incontro per cercarla e la portasti fuori, dandole una possibilità di sopravvivenza. Ho pensato a come la compassione inizia partendo da se stessi per arrivare a includere tutti gli altri. Come tu e le tue poesie siete cambiati. Ho sentito che l'altra notte sei morto. Sono scesa dalla montagna. Ho osservato gli alberi nudi nel sole. Dicevano che tu sapevi che stava arrivando. C'erano centinaia di boccioli di acero sul suolo della foresta. Alcuni, rossi, sono naturalmente meravigliosi.